Buongiorno raga, bentornati ad un altro video. Sono le 11 e io sto in strada a Barcellona. Mi sono svegliato stamattina alle 6, sono andato a un coffee shop che apriva, meno male, presto la mattina e ho fatto tutti i programmi che devo fare per il coaching online. Ci sono dei ragazzi che sono tornati dalle ferie e abbiamo costruito un nuovo mesociclo. Quello che mi ero detto in vacanza è che sarei tornato, mi sarei alzato presto la mattina proprio per poter fare 3-4 ore di lavoro la mattina presto, così che poi c'ho il resto della giornata per me stesso, per andare in giro e per creare contenuti, che era stata, diciamo, la mia difficoltà quest'anno. Quindi devo dire che è iniziato perfettamente, almeno per questi due giorni sta andando una bomba. Io adesso vado a vedermi con Sammy, che non vedo da un mesetto, quindi let's go. E questo sarà il motorino che ci porta a destinazione. Ok raga, 20 minuti dopo ce l'abbiamo fatta, siamo arrivati, vedo Sammy in lontananza. Oggi facciamo un meeting per parlare di muscoli a vita e anche di Kaizen un pochino, che Sammy mi aiuta con entrambe le cose, però devo capire al meglio come gestire tutto quello che dobbiamo fare, come dividere al meglio, devo imparare a delegare meglio e ad essere, diciamo, tra virgolette, un capo migliore, perché come amicizia ci sta, però dato che lavoriamo insieme ci sta sempre quell'attenzione da fare tra amicizia e lavoro. Lo vedo in lontananza, let's go. Bella zi. Bella. How are you doing, man? Good. You? Non ci possiamo salutare, yeah, possiamo solo fare così. Cos'è brutto? La maschera. Ha parlato. Che bella maglia, cazzo. Hai visto? Yeah, calcola, when I on the call, it took me a while to realize it was Kaizen. Sì, perché stavo guardando e stavo tipo, ah guarda che figa la nuova maglia di Alfred. Tu, no, così proprio, no, no. Non lo so perché ho pensato Alfred. Poi stavo, no, no. Kaizen, ero like, wow. Yeah. Però non ho detto niente. Perché... Facciamo il meeting e ci vediamo dopo. Ragazzi, siamo al bar, abbiamo trovato un baretto qua del barrio insieme a Sammy. Hello! E siamo a fare un bel po' di chiacchieratine, siamo presi una Coca-Cola e un'acqua gassata e poi non glielo diciamo al bar, ma io ho bisogno delle mie proteine. Mi sono portato appresso una barretta proteica di Full Spring, ormai lo sapete, questa è la mia preferita. Gusto cookie dough, provatela se volete. E io e Sammy stiamo parlando un attimino e progettando i prossimi contenuti e soprattutto appunto come deleghiamo il lavoro e come, boh, su cosa ci dobbiamo focalizzare sia sul canale che per quanto riguarda Kaizen. Non ci vediamo da 2 settimane ma sembra un mese, però quando poi ci becchiamo è sempre come l'ultima volta. È passato tempo. Dai, noi continuiamo qua e noi ci aggiorniamo più tardi. Ragazzi, siamo appena tornati a casa, fa un caldo allucinante. Ho una fame allucinante perché mi sono mangiato letteralmente solo la barretta. Vi faccio vedere un pranzo che mi sto facendo abbastanza spesso. C'è del salmone, che non è la fonte più economica, ma a me piace molto. La dieta è molto individuale, alla fine possiamo scegliere noi dove spendiamo i nostri soldi e io lo spendo tutto nel cibo, nel mangiare bene, nel scegliere alimenti più di qualità. Chi è come me? Me lo faccia sapere qua nei commenti. Ci sono altri che spendono magari in vino, alcolici, non c'è niente di male. Io personalmente preferisco spendere per mangiare bene. Vi faccio vedere il pranzo. Yo, ci abbiamo qua 200 grammi di questo sashimi. Ci ho aggiunto qua, sembra lo stesso colore, ma questo in realtà è zenzero. Ve lo straconsiglio dal cinese, chiedete un sacco di pacchettini di zenzero così che lo potete mangiare dal cinese o dal giapponese. Salsa soia, ci impuccio dentro il sashimi. Mezzo avocado, qua ci ho messo dentro anche del limone. Non ci ho aggiunto il sale perché il sale sta già qua dentro. Ci tingo dentro questi picos integrales de Antequera, che sono una bomba, sono così crujentes, ovvero così croccanti, sono una cosa pazzesca. Penso di farmene tipo 50 grammi, in realtà andrò ad occhio una manciata che è più o meno 50 grammi. Poi c'ho anche un piccolo ovetto qua. Per finire il tutto, finiamo con questo chocolate
Pudding High Protein, 20 grammi di proteine per questo coso fighissimo di cioccolato, che è tipo una mousse al cioccolato proteica, che è veramente, come dessert, ci sta per concludere questo pasto. Ok ragazzi, siamo giunti al posto nel video in cui rispondiamo al titolo. Lo sapete, quando tiro fuori queste due cose sarà la parte informativa del video. E oggi parliamo di come attuare una ricomposizione corporea. Spero che riusciate a leggere. Ricomposizione corporea vuol dire che allo stesso tempo proviamo sia a mettere massa muscolare sia a bruciare grassi. E fino a qualche anno fa io pensavo che non fosse una cosa molto possibile, perché per bruciare grassi necessitiamo del deficit calorico, per mettere massa abbiamo bisogno di un surplus calorico, quindi pensavo fossero due cose distaccate. Però c'è un sacco di ricerca, soprattutto in quest'anno e nell'anno scorso, che è uscita anche in lifter più avanzati, quindi anche per le persone che si allenano già, si può attuare una ricomposizione corporea. L'unico caveat qual è? Che ovviamente in ricomposizione non metteremo su né così tanta massa muscolare come se stessimo in surplus, né bruceremo così tanto grasso così rapidamente come se stessimo pienamente in deficit. Quindi per questo motivo potrebbe essere giusto per te, potrebbe non essere giusto per te, vedi un pochino. Diciamo che io la consiglio se state a un punto e a un peso in cui vi vedete bene ma volete rimanere a quello stesso peso, però volete bruciare un pochino di grasso, non avete così tanto grasso e volete comunque continuare a mettere massa muscolare. Se non avete, diciamo, questa voglia eccessiva di fare un bulk, oppure una voglia eccessiva di fare una definizione perché già vi vedete abbastanza magri, è qui che magari potete pensare di fare una ricomposizione corporea. Soprattutto se state tornando dalle ferie, un ottimo modo, un ottimo, diciamo, tempo, periodo per farlo, perché magari non vi allenate da un po', quindi lo stimolo la palestra sarebbe tutto nuovo, quindi questo è un ottimo momento per farlo. Voglio parlare di 4 punti: dieta, allenamento, cardio, addominali, integrazione e salute generale. Molto rapidamente, dieta: vogliamo praticamente restare molto vicini al nostro mantenimento, ok? Possiamo essere in lievissimo surplus, possiamo essere in lievissimo deficit calorico. Solitamente per molti di noi saremo in lieve deficit calorico, che è quello che sto facendo io in questo momento. Sto a 2300 calorie, questo è un calorico che ho calcolato io per me stesso, quindi tu dovrai usare ad esempio il calcolatore che puoi trovare gratuitamente sul mio sito www.muscolavita.com, ti dà una stima delle calorie per un deficit, applichi il deficit calorico. Col deficit andremo a bruciare grasso, ed è qui che rientra poi quindi l'allenamento. Deve essere impostato correttamente, in modo scientifico, deve rispondere ad alcune variabili fondamentali quali il volume, l'intensità deve essere giusto, la frequenza dovrebbe essere in multifrequenza per molti di noi, secondo la ricerca scientifica. Potete seguire ad esempio l'allenamento che trovate all'interno della mia guida scientifica o un programma personalizzato. Più personalizzato è, e più siete sicuri che vedrete risultati, che l'allenamento è efficace per voi. La cosa importante, fondamentale per capire se l'allenamento fa bene ed è quello giusto per te, è: stai applicando il sovraccarico progressivo? Stai migliorando col passare del tempo di ripetizioni e poi di carico? Tu stai sempre facendo le stesse cose e fai soprattutto pump? Quello non è quello che dovresti fare se vuoi ottimizzare i risultati da natural, ok? Dovresti invece puntare sempre al sovraccarico progressivo, migliorare di seduta in seduta col passare del tempo le ripetizioni che fai con un certo carico, oppure il carico su un certo esercizio. Una cosa importante qua è impostare anche un apporto sufficiente proteico sul 1.6 grammi per chilo corporeo minimo, fate un numero facile da ricordarsi, 2 grammi per chilo corporeo di proteine. Diciamo che con la dieta e con l'allenamento, se impostate queste due cose, starete a un ottimo punto. Cardio e addominali. Il cardio semplicemente, se vi aiuta come strumento per bruciare un po' di grasso, per creare un deficit calorico, in sé non è magico, niente di pazzesco, speciale. Utilizzato se vi piace correre e appunto se volete creare un deficit un pochino maggiore perché magari mangiate un pochino di più, allora lì potete implementare il cardio. Io lo terrei una o due sedute a settimana se non vi piace, se vi piace potete farne di più. Non ne farei troppo perché crea un pochino di interferenza con l'allenamento, quindi da stare attenti soprattutto sull'intensità. La addominali, questo dipende se dovete costruire gli addominali, quindi non avete i blocchetti, non li sentite se toccate. Io se tocco li sento, ad esempio. Se voi non li vedete e non li sentite, vuol dire che dobbiamo ancora costruire massa muscolare anche sugli addominali, e quindi vi consiglio una frequenza abbastanza alta, tipo 3-4 volte a settimana potete fare
non lo so, dalle 4 alle 6 serie ogni seduta di addominali e anche lì progredire, fate leg raise, weighted cable crunch, queste cose qua. Se invece ce li avete già costruiti gli addominali, potete anche colpire solamente una volta a settimana, va benissimo, anche zero se non volete ingrossare troppo, diciamo, il midsection, perché ovviamente l'ipertrofia all'addome comporta un aumento di massa muscolare, comporta un aumento anche di circonferenza della vita se facciamo troppi addominali. Ad esempio io, che lavoravo con un coach fino al mese scorso, lui non mi faceva fare gli addominali. 4. Integrazione. Io direi qua questo è un aspetto molto piccolo rispetto a tutto il resto. Tutto il resto deve essere impostato correttamente. Integrazione, proteine in polvere se vi è comodo, se vi aiutano. Io uso le proteine al cocco croccante di Foodspring, che sono una bomba. Necessarie? Assolutamente no. L'altro che consiglio è la creatina monohydrate. Un sacco di ricerca che dimostra che potrebbe aiutare, praticamente aiuta nel fare un paio di rep in più, perché aiuta con la creazione e produzione di ATP nel muscolo, che è ciò che viene usato per fare la contrazione, l'energia per fare la contrazione. E la creatina monohydrate, ci sono studi che dimostrano proprio l'efficacia. Quindi quello è l'altro che vi raccomando. Poi multivitaminico se mangiate poche verdure, poca frutta. Omega 3 direi sul 1 grammo minimo di DHA e EPA se non consumate salmone o pesce grasso almeno 2-3 volte a settimana. Zinco, molti di noi siamo carenti in zinco, 15-20 mg al giorno. Questo è quello che vi consiglierei per l'integrazione. Un po' di caffeina come pre-workout se avete bisogno di un kick maggiore per l'allenamento. Ultima cosa, numero 5, salute generale. Questo è quello che consiglio a tutti i miei clienti. Minimo come obiettivo 5.000 passi al giorno, ma provate ad aumentarli. Più li aumentate, più bruciate calorie come NEAT, quindi involontariamente bruciate calorie. Quindi obiettivo minimo 5.000, se riuscite 7.5.000, se riuscite ancora meglio 10.000 passi al giorno oppure oltre. E poi dormite minimo 7 ore a notte, minimo. Perché? Perché c'è della ricerca scientifica che dimostra proprio che in una fase di deficit calorico, letteralmente la proporzione di massa grassa bruciata a massa muscolare bruciata può letteralmente essere l'inversa se noi dormiamo troppo poco, se noi dormiamo meno di 7 ore in modo costante, ok? Quindi letteralmente è fondamentale che dormiamo 7 ore a notte se vogliamo attuare una ricomposizione corporea. So che è stato lungo, possiamo andare ancora più nei dettagli. Io spero che questo sia abbastanza dettagli per questo video, lasciateci un like se è così. Se ne volete uno ancora più nei dettagli, in cui vi mostro anche proprio esempi di allenamento, fatemi sapere qua sotto. Let's keep moving. Ok ragazzi, un po' più tardi nella giornata, io ho obbligato Sammy a venire con me. Sammy non ha idea di quello che sta succedendo? No. Non hai proprio idea? No, mi dà molto fastidio, devo dire. Non mi piacciono sorprese o quello che sta a fare. Dove andiamo? Che famo? Aspetta che devo pulire la lente un attimo. Beh, vieni. Cioè, entriamo qua. Allora, io sto aspettando anche Ele. È una cosa che è da un po' di tempo volevo fare, ma non avevo mai trovato veramente, non lo so, forse il fuoco, la spinta necessaria per farlo. Penso che è giunto il momento. È un po' una cosa spontanea, come puoi vedere. E... però non lo so, raga. Aspetto Ele e poi ve lo dico. Ma dai! Ele, quindi, commenti? Ma io già lo sapevo, è stato divertente, okay. Vedere te che non lo sapevi. Praticamente il processo evolutivo è stato tutto in Grecia, che lui pensava che si voleva fare questo tatuaggio, ma mi aveva sempre detto che si voleva tatuare tutto il braccio. Ma io non sapevo niente. Quindi cominciamo da qua. Che ne pensi del tatuaggio e tutto? Ci sta. Io penso che ci sta. Anche secondo me. Sì, perché poi chi se l'aspetta a raggiungere, no? No, una cosa così è vero. Now it's your turn. My turn, yeah. Vabbè, ma mi ha ripreso la mia... He got my reaction. It's fine. Raga, sono sorpresissimo, è incredibile, non lo sapevo, mi aveva sempre detto che si voleva fare un tatuaggio, però qua c'è, greve. Da Gigi non me l'aspettavo, sono tipo molto scioccato, però approvatissimo, quindi. Ma sai, Sam, noi che ci aspettiamo? Sì. Che te lo fai anche te. Ma ci sta, stavo aspettando quella cosa, quella nicchia che mi dà un po' di fuoco sotto al culo, lui l'ha fatto, quindi adesso devo per forza farlo anch'io. Ma di che colore lo faresti? Nero. Quanto nero? Totalmente nero. Ma
sono appena uscito il tatuaggio. Volevo per prima cosa ringraziare Ele, che sta con me anche se sono testardo, ero tipo super emotional. Super teso, era proprio teso. Alla fine, il primo tatu. È il primo tatuaggio, tipo ci ho messo così tanto tempo a tipo farmene uno. Carino però, ci sta. Speriamo, è un po' swollen, ha detto che è un pochino gonfio. Non so se io vuoi far vedere, ha detto che è un pochino è una bomba. Gonfio, ma... Cioè, quanto lo che devi vedere, che ti ha detto? Mi ha dato tutte le istruzioni, ma devo leggere il foglietto. La cosa fondamentale è che io volevo avere Kaizen in messaggio, che è praticamente questo change for the better, continuous improvement, keep improving, quindi miglioramento continuo. E ce lo volevo vedere sempre addosso per viverlo veramente al 100%. Però un tatuaggio, non è che ho preso il tatuaggio ed è finita qua. Io spero che il tatuaggio ogni giorno mi ricorda tipo di dare il meglio in quella giornata e di provare sempre a migliorarmi tipo in tutto quello che faccio, sia relazioni che canale YouTube che tutto. E se posso ispirare quindi voi a fare la stessa cosa con i video che faccio, allora per me quella è la mia passione e quello è quello che voglio fare. Quindi molto facile è stato, in realtà la decisione è stata fatta rapidissima. Sì, istintivo proprio. Istantaneo, istintivo. Volevo dare shout out, andatelo a vedere Nick Bear, che nelle ultime due settimane ho fatto il pienone. Andiamo anche una shout out a Why Not Tattoo Studio. Se siete a Barcellona, shout out a Why Not Tattoo Studio. Ma soprattutto Nick Bear, andatelo a vedere su YouTube. Anche lui in tatuaggio qua con scritto Go One More, che è bellissimo. Ma alla fine il messaggio è sempre quello. Lui dice go one more, quindi dai uno in più. E per me invece è Kaizen, che è keep improving, cioè continua a migliorarti. Non deve essere per forza uno in più, deve essere semplicemente un po' di miglioramento. Anche un 0.1% in più ogni giorno. Sì. Quindi se tu non sei felice dove sei e hai un obiettivo, tipo lavora e continua. Anche se sei felice dove sei, continua a lavorare, tipo migliora le persone che ti stanno accanto. Sì, tipo il cambiamento che vuoi vedere. Io spero che guardando questo tatuaggio ogni giorno, spero che ci pensi. Tutto qua. Grazie Ele che ci sei stata e grazie a Sam. Grande, dai, è grandissimo. Oh, ma aspetta, domanda critica. L'hai detta ai genitori? No. Ehi. Domanda critica, se avevo 15 anni adesso. Poi questo è il primo. Lo so. Non ho spiegato perché. Il primo. Sì. Io in realtà mi voglio fare tutto. Il braccio. A pazzo. Però prima iniziamo piano e poi ce lo costruiamo se mi piace. Tutto il braccio. Yeah. Ragazzi, questo è il tatuaggio. Sta un po' scintillando perché ci ho appena messo la crema sopra, però cavolo quanto mi piace. E niente, ci tenevo a finire qua questo video, raga. Per me è stata una scelta abbastanza spontanea sicuramente, però ci avevo pensato ed era da un sacco di tempo che mi volevo fare un tatuaggio. In realtà volevo farmi praticamente mezza sleeve e ho pensato, perché no, che questo potesse essere, diciamo, la prova prima di farmi tutto un sleeve. E devo dire che non ha fatto male, anzi, tipo mi ha solo invogliato ancora di più di farmi il resto della sleeve. Io spero vi stia piacendo questo tipo di video, il secondo che faccio così più lungo. Io vorrei veramente provare ad aprirmi il più possibile con voi. Penso di averlo fatto, ma penso mai al 100%. Invece vorrei con questa serie farvi capire esattamente chi sono. Vorrei potervi ispirarvi, diciamo, a fare di più, a dare di più, a dare del vostro meglio. Per me Kaizen rappresenta proprio quello. E il fatto di prendere il tatuaggio non è che figo che c'ho il tatuaggio, ma perché ricordiamoci, è solo un tatuaggio. Uno potrebbe dire la stessa cosa, tipo, uno non sai quello che dici, sai quello che fai, giusto? Quindi io posso essermi tatuato Kaizen, ma se non inizio a vivere Kaizen giorno dopo giorno e ce l'ho semplicemente tatuato, non succede niente. Il mio obiettivo è che ogni giorno mi sveglio, vedo questo tatuaggio e di conseguenza per quello ogni singola mattina io mi sveglio e mi spingo a continuare a migliorarmi, a continuare a migliorarmi in tutto quello che faccio, che sia palestra, che sia vita, che sia business, che ogni giorno mi sveglio e che sia da praticamente una partenza sempre in più verso l'alto. Questo è quello che veramente tenevo a dirvi. Ci tengo a concludere il video qua. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Se sei arrivato fino a qua, ti ringrazio come sempre di cuore. Apprezzo un sacco la tua visualizzazione, il tuo sostegno. E niente, spero che abbiate capito che io sono dentro al 100%. Non vedo l'ora che anche voi iniziate a spingere il più possibile. Detto questo, vi ringrazio. Ci vediamo nel prossimo video.